si è concluso il turno preliminare, il quadro completo dei quarti, lo scopriamo ovviamente insieme con gara 1 tra il 9 e il 10 di marzo in programma e poi semifinale finale al meglio delle 5 gare. Questi sono gli accoppiamenti: Perugia-Milano, Monza-Vibo-Valencia, Civitanova-Modena e Trento-Piacenza. Milano batte 3-0 Verona e conquista così i quarti di finale dei playoff di Superlega, dove affronterà Perugia. Allora andiamo a sentire le impressioni del palleggiatore di Milano, Riccardo Sbertoli. Sono felice perché siamo stati in grado di rientrare. Allo stesso tempo non sono felicissimo perché io guardo sempre alle cose che non sono andate, anche in queste partite in cui è bello vincere, perché abbiamo rifatto alcuni errori che avevamo fatto nelle partite precedenti. Però poi abbiamo avuto la forza di rientrare, quindi il bilancio è sicuramente positivo. Adesso dobbiamo essere ancora più bravi di quanto siamo stati finora di testa, perché hai raggiunto il primo obiettivo, che è quello di entrare ai quarti, e questo non deve farti sedere. Dobbiamo continuare a spingere perché mercoledì sarà una partita difficilissima, Perugia reduce dalla qualificazione in semifinale in Champions League, sicuramente sarà ben allenata e più riposata di noi. Noi comunque ci giocheremo le nostre carte.